ragazzi, scusate tantissimo la mia miss e soprattutto la mia faccia, ma tra poco ci truccheremo insieme, quindi mi aggiusterò un minimo. Oggi andremo a fare shopping insieme, cosa che mi diverte sempre un sacco, e proveremo anche la prova virtuale di L'Oréal Paris. Come sapete, ultimamente è sconsigliabile per la nostra sicurezza utilizzare i tester nei negozi. Così L'Oréal Paris ha inventato questo modo virtuale di provare i vari prodotti, così da sceglierli e scegliere le varie colorazioni virtualmente. Ma adesso lo andremo a provare per la prima volta insieme, quindi io sono super felice, super curiosa, direi di andare. Eccoci arrivati raga, andiamo subito a fare shopping e venite con me ovviamente. Ed eccoci davanti al mobile di L'Oréal Paris. Adesso andremo a provare tutti i prodotti con la prova virtuale. Come sapete, come vi ho anticipato all'inizio del video, adesso è consigliabile non utilizzare i vari tester, ma utilizzare la prova virtuale. Veramente semplicissimo. Per prima cosa bisogna scegliere il prodotto, poi inquadrare il codice con la fotocamera. Ogni prodotto ha il suo QR code e semplicemente aprendo la fotocamera e inquadrando il QR code esce la prova virtuale, poi infatti bisogna scegliere il colore, indossarlo. Il nuovo correttore formula arricchita con lo 0,5% di acido ialuronico puro, quindi una sorta di correttore sì, ma anche con qualcosa di skincare. Lo proviamo subito. Prendo il cellulare, attivo la fotocamera e poi inquadro il QR code. Appare subito la nostra prova virtuale. Clicco e possiamo provare il correttore nuovo live. Mi sento. Ho deciso di prenderli entrambi, sia il 47D sia il 759D. Perché secondo me il 47D è perfetto quando voglio un po' di luminosità, mentre invece quello più scuro è adattissimo. Prendo subito. Per quanto riguarda le sopracciglia, ho intenzione di prendere una bella matita perché voglio un effetto naturale, però voglio qualcosa di veloce, effetto proprio pelo vero. Dark brunette, l'ideale per me. Per quanto riguarda il fondotinta, prendo Accor Parfait perché è una garanzia, lo conosco benissimo e so che il mio colore è il 6N, infatti vado a prenderlo immediatamente. Settiamo la base con Accor Parfait Cipria. Prendo lei perché mi sembra proprio la mia colorazione, 65D. Per quanto riguarda gli occhi, ho deciso, sono andata subito sui Color Queen, ve li mostro perché ci sono tantissime colorazioni diverse, le andiamo a utilizzare sulla prova virtuale così scegliamo quali colorazioni prendere. Sono super comodi perché essendo mono si possono utilizzare anche in viaggio, si possono tenere in borsetta tranquillamente e sono, come vedete, tantissime colorazioni diverse. Dalla prova virtuale mi ispira tantissimo Iconic, questo verde petrolio, per dare un tocco un pochino più di punto luce, un tocco di più chiaro, lui, Queen. Per quanto riguarda il mascara abbiamo Lash Paradise in due versioni, il nero e l'extra nero. Ragazzi, lo sapete, è uno dei miei mascara preferiti, mi piace un sacco. Credo prenderò l'extra nero, però ho appena scoperto che entrambe le versioni sono arricchite con olio di ricino. Finisco il look con una delle Brilliant Signature, una tinta labbra molto confortevole, lunga tenuta, con un finish brillante. Che colore scegliamo? Andiamo subito a provarlo. Inquadro il QR code. Questa volta non lo facciamo live, ma carichiamo una foto. In realtà io l'ho già fatta. Scelgo questa e vediamo le nostre labbra cambiare direttamente dalla foto. Questa è la colorazione che mi vedete utilizzare tipo sempre, molto spesso, su tutti i look, sia gli occhi un pochino più carichi, sia più look da giorno, quindi mi sa che andiamo sul sicuro anche qua e scegliamo lei. Colorazione 302. Prendiamola subito.
Shopping finito, ragazzi, andiamo subito a casa per provare tutto ciò che abbiamo preso. Ed eccomi qua a casa, sono prontissima per provare insieme a voi tutti i prodottini che abbiamo acquistato oggi in negozio. Tra l'altro ho messo il nostro bottino in questa cocottina, non so perché, ma mi piaceva l'idea di aver tutto qua dentro. E ho anche legato i capelli, quindi direi che possiamo truccarci insieme. Inizio sempre dal fondotinta, andiamo sul sicuro con Accord Parfait. Come sapete lo conosco benissimo, la mia colorazione è il 6N. Quindi, dopo aver messo una classica crema, prendo la spugnetta e applico il fondotinta. Ho picchiettato bene su tutto il viso con la blender il nostro fondotinta e questo è il risultato. Il risultato è molto luminoso, Accord Parfait, come sapete, è un fondotinta luminoso. Prima di continuare con la base, stoppo un attimo tutto e inizio gli occhi. Solitamente mi piace far così. Parto subito con le sopracciglia. Io, come vedete, le ho già abbastanza grosse, però mi piace riempire un po' gli spazi vuoti, i buchetti e fare un po' effetto pelo. Per questo motivo ho deciso di scegliere insieme a voi la matita Skinny Definer. Devo ammettere che la prova virtuale ha proprio azzeccato, cioè il colore è il mio, il dark brown è sicuramente, anzi no, il dark brunette è sicuramente la mia colorazione. Ombretto, raga, ho scelto un color queen spaziale, una colorazione veramente bellissima, ta-da-da, iconic, questo verde ottaneo, dà la sensazione tattile molto particolare perché sembra quasi, anzi in realtà non soltanto questo, tutti i color queen, sembrano quasi cremosi perché all'interno hanno oli e quindi rendono questo ombretto molto setoso. Sarà il colore principe di tutto il make-up, quindi andiamo a fare una sorta di smoky. Lo metto anche nella rima inferiore, tac. Punto luce con Queen, sempre un altro color Queen, panna molto brillante, wow. Come mascara, come avete visto, ho scelto il Lash Paradise in versione extra black, mi piace che sia molto molto nero, molto molto intenso, a me piace tantissimo questo mascara e infatti vedete il risultato, qua niente e qua con, è proprio volumizzante come mascara. Correttore, andiamo a utilizzare uno di questi due correttori, direi la colorazione più chiara, come avete visto il negozio ha preso entrambe le ultime colorazioni, o meglio la colorazione più scura e la penultima. Oggi scelgo la penultima colorazione del nuovo Accord Parfait correttore con crema occhi. È fatto così a pennellino, basta girare la parte bassa e poi applicarlo. Adesso qua non l'avevo messo abbastanza, ok. Tac. Vado a settare tutto con la cipria Accord Parfait, questa colorazione mi sembrava proprio quella più adatta a me e utilizzo un bel pennellone grande, questo qua secondo me è molto adatto. È una polvere molto ma molto sottile, impercettibile proprio, quindi si può anche stratificare un minimo perché appunto non fa effetto troppa cipria, troppo viso opacizzato. Come blush, Melon Dollar Baby. È questo blush rosa. Vado con un pennello e ta-da! Ultimamente mi piace moltissimo applicare il blush in questo modo, quindi andando in alto per cercare di alzare tutto quanto. È una colorazione super delicata, super naturale, soprattutto se avete una carnagione scura. Anche leggermente satinato, quindi non è un blush opaco, ma è abbastanza riflettente, non so se notate. Siamo arrivati a probabilmente il mio prodotto preferito di tutto il video. È un prodotto che mi vedete sempre indossare, soprattutto su Instagram, nelle stories se mi seguite su Instagram. Che cos'è? Di cosa sto parlando? Del Brilliant Signature. È questo rossetto liquido super bello. Io lo uso veramente sempre. Credo sia proprio una colorazione super. Per qualsiasi look, rosa, bellissimo e soprattutto è molto confortevole come rossetto. È tra un rossetto liquido e un gloss. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Questo
questo è l'effetto, ragazzi. Aspettatemi, cambio la maglietta. Ok, così mi piace decisamente di più questo look con questa maglia bianca. Fatemi sapere se vi piace questo make-up. Io sono molto contenta perché effettivamente la prova virtuale ha azzeccato tantissimi prodotti e soprattutto le varie colorazioni, quindi sono molto felice di questa nuova scoperta. Vi ricordo che la prova virtuale è in tutti i negozi con il mobile di L'Oreal Paris ed è disponibile anche sul sito. Noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo video. Ciao!